Vitami. Oggi ho caldo, ieri avevo freddo, oggi ho caldo, non lo so. Oggi vi racconto le mie paure e i miei desideri. Iniziamo col video. Paure e desideri. Ciao a tutti ragazzi, sono io il Cri, benvenuti in questo nuovo video. Come avete potuto immaginare dalla seconda sigla, paure e desideri. Mi è venuto in mente di fare questo video ascoltando la canzone splendida di Alessandro Amoroso, che comunque andare, che alla fine finisce con queste due parole, paure e desideri. Vi racconto le mie paure e i miei desideri. Dopo lasciate giù nei commenti se vi va le vostre paure e i vostri desideri, così magari possiamo discutere, possiamo scambiarci le idee, possiamo fare quel che volete. Una delle mie paure più grandi, lo sapete tutti quanti, ve l'ho già detto in un video precedente, che la paura mia più grande è lo Yeti, l'abominevole creatura che secondo me esiste perché c'è. E questa è la mia paura più grande. Altre paure, sicuramente l'altezza, perché soffro di vertigini. Un'altra mia grande paura è quella di... è la solitudine. Ma la solitudine in che senso? Io sto molto bene da solo, però con la certezza di avere attorno a me delle persone che mi vogliono bene. So che se ho da fare una domanda, so che se ho da chiedere un consiglio, ho delle persone sulle quali appoggiarmi. In questo senso la solitudine, cioè essere una persona sola. Cosa che veramente, secondo me, deve essere una cosa improponibile, impensabile. Un'altra mia paura grande, purtroppo, ahimè, è l'aereo. Ho una paura tremenda di volare. Ho già provato a volare, sono stato male, ho litigato con mio papà in aereo per la prima volta perché non mi lasciava stare e gli dicevo, evitami, e lo insisteva, guarda giù che bello, evitami, guarda fammi una foto, evitami. Evitami. Fai finta che io non esista, non ci sono, non mi vedi, non mi senti. Non esisto. Sei su questo aereo da solo, fai finta che io non ci sia. Poverino, mi è dispiaciuto tanto perché non ho mai risposto male a mio papà perché ho un gran rispetto per lui. Però mi ha stressato. Un'altra delle mie paure sono proprio io. Diciamo che quando mi arrabbio non riesco a mantenere il controllo. Quindi ho paura di fare cose che me ne pentirei molto dopo. Non avendo un autocontrollo, credo che se mi dovesse succedere una situazione nella quale io mi sento in pericolo o cose varie, credo che reagirei d'istinto e andrei a fare molti danni. Perché di difendere me, le mie cose e le persone alle quali voglio bene, sarei capace di, non dico tutto, ma tante cose purtroppo. Ma comunque so che se mi dovesse succedere qualcosa, ho la mia guardia del corpo che mi difende, che adesso vi presento. È lui, è Spritz, perché lui se lo fate arrabbiare, ha ha ha, vi dà una mossa di karate che, what the? What the? Mi uccide. Vero che mi difendi? Parlando di desideri invece, uno dei miei desideri più grandi sarebbe avere la casa dei miei sogni, ovviamente, come la maggior parte di noi esseri umani. Solo che per avere la casa dei miei sogni mi si verrebbe un budget sproporzionato e quindi credo che nemmeno in due vite riuscirei a comprarmela. La mia casa ideale sarebbe totalmente in acciaio e vetro, senza mura all'interno, senza nicchie. A cosa servono le nicchie? Spiegatemi a cosa servono le nicchie. E nicchia per il calorifero. E la nicchia per qua. E il battiscopa che fuoriesce. No, il battiscopa incassato, così non fuoriesce. E i buchi, buchette, nicchie, nicchiette. No, un cubo quadrato senza mura, acciaio e vetro. Oh, splendido. Con magari una bella piscina interna, con magari la sauna, il solarium. Vedete che due vite non bastano per comprarmela. Quindi vabbè, rimarrà un desiderio. Ma fa lo stesso, va bene così. Altro mio desiderio? Beh, diciamo che posso dire che questo mi sia quasi esaudito, perché uno dei miei desideri è sempre stato quello di trovare la pace con me stessa, di stare bene con me stesso, perché se stai bene con te stesso, ricordate, state bene con chiunque. Io dal 2015 in poi, non so perché ricordo questo anno 2015 come un cambiamento estremo nella mia vita. Non mi ricordo bene che cosa sia successo, eppure mi sento una persona nuova, mi sento una persona quasi del tutto realizzata. E questo mi fa molto piacere, perché io sto bene con me stesso e sto bene con gli altri. Un altro mio grande desiderio sarebbe quello di vivere di musica. Però purtroppo non sono pronto. Ho studiato musica, sto facendo musica col PC, sono appassionato di musica, ascolto la maggior parte della giornata musica. Ho partecipato a vari concorsi musicali per musica elettronica, house, hip hop, così, però purtroppo senza alcun successo. C'è troppa concorrenza, non sono pronto, non piace il mio genere, boh. Fatto sta che per tante motivazioni non posso vivere di musica e sarebbe il mio desiderio. Bene ragazzi, questo è stato un piccolo video per farvi conoscere un po' di mie paure e desideri. Se il video vi è piaciuto,
spolliciate su like. Se vi va, condividete con i vostri amici. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale. Lasciate giù nei commenti le vostre paure, i vostri desideri, così magari possiamo anche discuterne, parlarne, scambiarci delle opinioni. Fate quello che volete. Ecco ragazzi, il video è terminato. Io vi saluto, vi ringrazio per la visualizzazione. Mando un bacione, alla prossima. Ciao. Ciao.